Ciao a tutti, popolo del tubo, bentornati in un nuovo test mod, sempre qui su Farming Simulator 2019. Oggi vi porto una moddina per console e per PC, una moddina abbastanza utile, si chiama Milling Machine, ragazzi, questa cosina qua è la vecchia Fraes, come si chiamava sul 17, una cosa del genere, e serve, ragazzi, per caricare il materiale da terra. Io credo che queste qui nella realtà si usino tipo per la neve, non credo che esista una cosa del genere nella realtà per raccogliere il grano, ma comunque non è questo adesso il punto è vedere la sua utilità e come è stata fatta. Innanzitutto, ragazzi, ve la trovate dentro ad attrezzi in categoria varie, eccola qua, costa 5.000 euro, richiede 95 cavalli di potenza, ha una larghezza di lavoro di 3 metri e come vedete carica tutti i materiali di gioco, ecco qua, vedete? Poi qui aggiungono, ma attenzione alle deep flying potatoes, non so che vuol dire, alle patate che volano, non ho capito, poi comunque adesso la proviamo anche sulle patate. Vi faccio vedere un po' anche le varie configurazioni, praticamente potete scegliere ogni colore del gioco e potete scegliere anche il design dentro, come vedete, dei dentini dentro, ok ragazzi? Quindi ve la potete colorare come volete, l'attaccate ovviamente davanti perché questa qua serve per caricare la roba tipo una trincia e sputarla sul rimorchio dietro. Innanzitutto, amici, la dovete dispiegare, vedete, con il tasto dispiega, adesso io ve la metto vicino, vedete, ecco qua, si dispiega. Una volta dispiegata, ragazzi, dovete assolutamente dispiegare anche il braccetto, eccolo qua, ragazzi, vedete il braccettino che poi riconoscerà automaticamente il rimorchio, e soprattutto dovete abbassarla, ragazzi, abbassarla. La si accende e andate sopra a un qualsiasi mucchio e come vedete raccoglie tutto quanto, vedete, quello che voi avete per terra lo raccoglie. Mi raccomando, dovete andare ai mucchi piano piano, ragazzi, piano piano, se no, se voi andate di fretta così non raccoglie una cippa, perché giustamente, come nella realtà, diciamo, una macchina c'ha bisogno di tempo per raccogliere i mucchi, vedete, però piano piano, vedete, c'è anche un particle con il fumo, sta cosa mi piace tantissimo. Quindi, come utilità, ragazzi, la mod è veramente utile, soprattutto per stare a raccogliere l'insilato da per terra, per svuotare le trincee, per riempirvi i carri di insilato e magari svuotarli nel biogas e nel digestore, insomma la mod è utile, come vedete funziona con ogni tipo di materiale, ragazzi. Ok ragazzi, la proviamo con le patate, così capiamo la battuta del modder, ma non riesco a capire perché funziona benissimo anche con le patate, quindi non riesco a capire la battuta che ha fatto il modder, è una battuta che ha capito solo lui, e vabbè, meglio così. Ragazzi, sta macchinetta funziona, è utile, è fatta bene, quindi ragazzi fatemi sapere nei commenti se la userete, se la scaricherete, che cosa ne pensate. Purtroppo nel modding questo c'è adesso, è un periodo morto, io le uniche cose interessanti che vedo ve le porto, però raga, speriamo che negli ultimi giorni, nei prossimi giorni, cioè, esca qualcosa interessante, perché negli ultimi giorni veramente, a parte il pack delle classi, della classe mega, e questo veramente, mamma mia, mamma mia. Noi ragazzi ci vediamo al prossimo video, ciao!